Ciao a tutti, oggi vorrei finalmente dedicare un piccolo video alla saga di Metal Gear Solid, ideata da quel genio di game designer che risponde al nome di Hideo Kojima. E vorrei dirvi perciò due parole su questa serie, dopo aver parlato di The Legend of Zelda. Oggi dedico un po' di spazio anche a un'altra saga videoludica che personalmente amo molto, quale è Metal Gear Solid, e vorrei farlo consigliandovi, come sono solito fare nei miei piccoli video, un bel libro sull'argomento. E vorrei farlo perciò parlandovi brevemente di questo libro, intitolato Metal Gear Solid, un'opera di culto di Hideo Kojima. Vi leggerò anche un breve estratto dal libro e vi mostrerò in breve alcuni dei titoli della serie. Due parole al volo, che dire. Hideo Kojima, grande game designer come detto, ma prima di ogni altra cosa grande amante della cultura pop, compreso la cultura pop occidentale. Molte sono state le fonti di ispirazione di Hideo Kojima date da personaggi legati alla nostra cultura pop, in particolare icone cinematografiche, poiché è prima di ogni altra cosa il grande Hideo Kojima, un grande cinefilo. Pensiamo su tutti, naturalmente, la più evidente, l'ispirazione da Escape from New York, ovvero 1997, Fuga da New York del grande John Carpenter. Il personaggio di Snake Plissken, Iena Plissken nella versione italiana, ma come tutti sappiamo Snake nella versione originale è appunto la fonte di ispirazione per Big Boss. Sia per quanto riguarda il character design, ma anche lo stesso nome, Snake, appunto, deriva da lì. Numerose altre sono le ispirazioni, pensiamo a Terminator e molte altre serie cinematografiche cui Kojima si è ispirato per la sua creazione, per questa serie di videogiochi di spionaggio e non solo, perché c'è tanto tanto altro in questa serie. Devo dire che io mi sono veramente innamorato di questa serie a partire da il lontano 1999, quando acquistai e provai perciò per la prima volta questa serie, il primo Metal Gear Solid, fino ad arrivare poi al mio preferito della serie che ho qui, che è questo, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, dove vestiremo per la prima volta i panni del leggendario Big Boss, titolo che ho comprato poi più volte, devo dire, poiché ho recuperato anche anni dopo la HD Collection che contiene Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Peace Walker, uscito originariamente su PSP, sulla console, la prima console portatile di Sony, e contiene anche i primi due storici Metal Gear, usciti tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Se ben ricordo, il primo Metal Gear uscì nel 1987 e Metal Gear 2 Solid Snake era del 1991, se la memoria non mi inganna. Titolo che ho recuperato poi anche sul Nintendo 3DS, questa è la versione di Metal Gear Solid 3 per Nintendo 3DS. Perciò nel corso degli anni l'ho acquistato, diciamo, più volte, come sono solito fare sia con i film che con i dischi o i libri, in questo caso i videogiochi che più mi piacciono, beh, poi tendo a ricomprarli più volte, probabilmente in questo caso per paura che la Konami potesse fallire e Hideo Kojima morire di fame, ho pensato bene di acquistarlo più e più volte. Andiamo adesso perciò a leggere insieme un estratto da questo bel libro dedicato a Metal Gear Solid. La saga Metal Gear può essere riassunta in poche righe. Ogni gioco narra le avventure di una spia inviata in missione per neutralizzare la minaccia nucleare rappresentata dal Metal Gear, una sorta di carro armato bipede capace di raggiungere qualsiasi punto del globo con i suoi missili atomici. Un riassunto banale che tuttavia cela una serie straordinariamente ricca, nonché alquanto atipica. Se è vero che in Metal Gear il giocatore impersona un agente segreto, sarebbe azzardato inscrivere la saga unicamente nel genere stealth, o confinarla a un solo altro genere in funzione di una componente isolata. L'unico elemento che si potrebbe scegliere per qualificarla è il nome dell'autore, Hideo Kojima. Per quanto i titoli che compongono la serie siano stati sviluppati da una squadra, l'aura del suo genitore è così presente da rendere impossibile apprezzare l'opera senza studiare l'uomo che c'è dietro. Kojima ha donato alla saga un'impronta personale che eleva l'unicità di ciascun episodio al di là dei giudizi di valore classici. Dalla narrazione alla trovata del gameplay, passando per la sceneggiatura, ciò che Kojima ha realizzato non ha pari nel campo dei videogiochi. La mitologia della serie è così ricca e densa che è possibile comprendere i diversi capitoli di Metal Gear solo guardandoli attraverso la sua lente. L'universo di questi giochi include anche fatti reali e mette in prospettiva periodi storici, organizzazioni e personaggi noti, ad esempio la Guerra Fredda, il Pentagono e alcuni leader politici. Ma il potere evocativo dei suoi eroi ha la precedenza sugli eventuali paralleli che si potrebbero stabilire con la realtà.
Il contesto passa quindi in secondo piano e lascia spazio ai personaggi, per delineare i contorni di una fiction eccezionale. Metal Gear non è solo una serie di giochi con lo stesso sfondo, ma un'opera concepita come un insieme coeso, che veicola messaggi precisi. L'anima di un autore non ha una superficie levigata, piuttosto è ruvida e segnata dalle vicissitudini. Lo studio di Metal Gear si rivela quindi particolare, quanto la saga stessa. Di fatto non ha la possibilità di essere esaustivo, ma il database ufficiale della Konami riesce ad assolvere ottimamente questo compito in altra sede. Laddove ci volevamo allontanare da un lavoro d'archivio, quest'opera presenta posizioni che potranno apparire radicali ad alcuni, ma che sono organizzate in modo da proporre una visione trasversale di tutti i giochi della saga. Buona lettura. Bene, questa è l'introduzione del libro, vi troverete l'analisi di ognuno dei giochi, ci sarà un breve riassunto della storia di ogni capitolo della serie, persino i capitoli considerati ormai non canonici della saga, una breve biografia dell'autore Hideo Kojima e un'analisi perciò appunto delle varie sue opere. Ma vediamo ora insieme come nacque il primo storico capitolo di Metal Gear, siamo nell'ormai lontano 1987. Hideo Kojima lavora per la Konami da un anno. L'editore gli assegna la realizzazione di un gioco d'azione a tema militare per MSX2. Purtroppo, le capacità modeste della macchina impongono limiti tecnici importanti al giovane game designer giapponese. Ad esempio per i nemici, il microcomputer non riesce a gestire più di 3 sprite sullo schermo allo stesso momento, compresa la traiettoria dei proiettili. In questo modo cola a picco la visione di un gioco di guerra di qualità. E se il giocatore dovesse evitare i nemici invece che battersi contro di loro? Kojima decide di ripensare il concept ispirandosi alla sua esperienza personale. Ha spesso filmato le gare di nascondino alle quali partecipava da giovane e così decide di realizzare un gioco dove bisogna nascondersi dai nemici. Ne definisce il concept ripensando al film La Grande Fuga. L'eroe dovrà infiltrarsi furtivamente in un posto ostile. Una scelta sorprendente per l'epoca, poiché in questo caso non si tratterà di evadere da un complesso, ma al contrario di penetrare in una base segreta, nello stile dei film di James Bond, che Kojima apprezza molto. Per implementare la meccanica stealth del gameplay, Kojima decide che il protagonista inizierà la missione senza armi e che dovrà trovare l'equipaggiamento man mano che procede. Il giocatore controlla il personaggio da una visuale aerea che gli permette di prevedere i movimenti dei nemici, restando nascosto per evitare le guardie di ronda. Il mondo da esplorare vuole essere piuttosto aperto, nel senso che la progressione non è lineare. Il giocatore può andare dove vuole, ma se viene bloccato da una porta o da un nemico, dovrà esplorare la base fino a trovare l'oggetto o l'arma adatti per superarli e cavarsela. Inoltre, il livello di difficoltà si rivela un po' elevato, visto che non sempre si sa come muoversi per far proseguire la storia. Di conseguenza, gli ideatori decidono di introdurre una radio che permetterà all'eroe di assicurarsi il sostegno di diversi personaggi, ognuno esperto in un campo specifico, e raccogliere informazioni vitali. Nasce così l'idea di Metal Gear, e con essa il genere stealth. Non resta che definire l'eroe. Per lo scopo, Kojima si ispira alla personalità di Snake Plissken, personaggio principale del film Escape from New York di John Carpenter del 1981, uscito in Italia con il titolo 1997 Fuga da New York, interpretato da Kurt Russell. Anche l'eroe del gioco viene quindi battezzato Snake. La sua missione sarà quella di distruggere il Metal Gear, arma di distruzione capace di lanciare missili nucleari a lunga gittata. Kojima desiderava esprimere l'ansia che regnava all'epoca nella regione della sua infanzia, come in tutto il Giappone presumibilmente, dove la popolazione era stata traumatizzata dalla bomba atomica. Questa specie di carro armato bipede, in grado di raggiungere qualsiasi punto della Terra con i suoi missili, incarna proprio questa paura. Il gioco esce in Giappone nel 1987, le vendite sono incoraggianti, ma il vero successo arriverà in Europa e negli Stati Uniti, all'uscita di una versione per NES, con più di 1 milione di vendite soltanto in America del Nord, portando la Konami a pensare a un seguito. Bene, questa perciò era in breve la storia di come nasce il primo storico capitolo di Metal Gear. Vorrei in conclusione mostrarvi anche questa bella rivista. Eccola qui, contiene una bella analisi dell'opera di Kojima. Qui possiamo vedere il maestro nel retro della rivista. Al cinema con Kojima. Lui è Mr. Metal Gear Solid e il suo amore per il cinema è cosa nota. In queste sue parole, Hideo Kojima ci racconta come 7 film hanno influenzato la storia di Snake. Ora andrò a leggervi i film che hanno ispirato Hideo Kojima. Cominciamo da La Grande Fuga. Se non ci fosse stata La Grande Fuga, probabilmente oggi non esisterebbe nessun Metal Gear. Proseguiamo con I Cannoni di Navarone.
C'è una scena nei Cannoni di Navarone che voglio giocare e non semplicemente guardare. Naturalmente abbiamo il thriller futuristico di John Carpenter, 1997, Fuga da New York. Dato che ero nel bel mezzo del mio periodo ribelle, la mia era con Pliskin una simbiosi naturale. Queste sempre naturalmente le parole di Hideo Kojima a proposito di questi film. Abbiamo Intrigo Internazionale, bellissimo film del maestro della suspense, Alfred Hitchcock. In Intrigo Internazionale, ci dice Kojima, le inquadrature sono calcolate alla perfezione, che abbiamo tutto lo spirito cinefilo di Hideo Kojima, il classico della fantascienza di Schaffner con Charlton Heston, il pianeta delle scimmie. Metal Gear Solid condivide il tema di fondo con il film. Sono stato influenzato dal suo messaggio pacifista. Ricordiamo che Hideo Kojima, specialmente con Metal Gear Solid 3, ma con tutta la serie, anche in Metal Gear Solid 4, naturalmente non farò alcuno spoiler per chi non ha ancora avuto modo di provare la serie, ma è evidente il suo messaggio antimilitarista e pacifista. Fra l'altro, Il Pirata delle Scimmie è un film consigliatissimo anche per me, molto bello, ormai un classico. Andiamo avanti con Dawn of the Dead, ovvero il film di George Romero. Gli zombie hanno inizio con George Romero e chi ha paura è più bravo a creare film e videogiochi, sostiene Hideo Kojima. Proseguiamo con la serie di James Bond, lo spionaggio elegante di Ian Fleming. James Bond era al contempo la realizzazione dei sogni di un ragazzo e una rivista per uomini. Queste le parole di Hideo Kojima e questi erano i film che hanno ispirato il buon game designer Kojima per realizzare la sua opera di culto Metal Gear Solid. Adesso vediamone qualcuno. Qui abbiamo il primo capitolo uscito in 3D per PlayStation nel 1998 in Giappone e nel 1999 in Europa. Qui l'ultimo capitolo ad oggi uscito della serie, ovvero Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, preceduto dal prologo che è stato Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, titolo che fra l'altro io ho apprezzato moltissimo anche per il suo gameplay. Veramente un bel episodio anche questo, un bel aperitivo, un bel antipasto, quello che sarà poi appunto Metal Gear Solid The Phantom Pain. Vediamoli adesso per ordine. Abbiamo Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, ricordo ancora quando uscì questo gioco per la Sony PlayStation 2, l'attesa, la trepidante attesa. Questa era una VHS che uscì allegata ad una rivista che ci mostrava un'anteprima del videogioco di Metal Gear Solid 2. Poi uscì Metal Gear Solid 3 Snake Eater, che è il mio preferito della serie e ha una colonna sonora bellissima. C'è la sigla iniziale con la canzone che è molto in stile Bond Movie, ci ricorda molto da vicino le sigle dei mitici film con protagonista James Bond. Abbiamo poi Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot. Molto bello anche questo episodio che ci dà una bella conclusione alle avventure del grande Solid Snake. Per arrivare poi ai capitoli usciti su console portatili come Metal Gear Solid Portable Ops e il bel capitolo Metal Gear Solid Peace Walker, anche questo un bel episodio che è stato poi ripubblicato nella collection, nell'HD Collection. Questi sono i titoli rimasterizzati in HD, contiene questa collection Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Peace Walker e i primi due capitoli della saga di Metal Gear. Questa è l'edizione di Ground Zero che acquistai inizialmente per Xbox 360, poi l'ho recuperato anche per PlayStation 4. E in conclusione, eccolo qui, Metal Gear Solid 3, non potevo non prenderlo anche per il Nintendo 3DS, fra l'altro una console che io adoro personalmente, ho moltissimi titoli per il 3DS, una bellissima console della grande N di Nintendo e questa è una bella conversione di Metal Gear Solid 3 per il 3DS. Perciò con questo concludo. Ci tenevo intanto a realizzare questo primo video, ma ne arriveranno poi appena possibile anche altri dove potrei leggervi qualche altro estratto contenuto all'interno di questo bel libro che, come detto, volevo oggi consigliarvi. Vi anticipo, non contiene illustrazioni o fotografie, ma è comunque molto bello, una bella analisi dell'opera, sicuramente un libro che vorrei consigliarvi se come me siete appassionati della saga di Metal Gear Solid. Qualora riusciste anche a trovare e recuperare questa bella rivista, sicuramente ve la consiglio, poiché questa invece al contrario contiene naturalmente numerose illustrazioni e fotografie sia del grande maestro Hideo Kojima che dei vari capitoli della saga. Perciò con questo vi saluto.
Vado a sentire cosa voleva Otacon, che continuava a chiamarmi via codec. Ci sentiamo al prossimo video e a presto. Grazie a tutti. Lunga vita e prosperità. Ciao a tutti.